Milan Expo is a world fair which runs from the 1st of May to the 31st of October this year, with the theme Feeding the Planet, Energy for Life. 147 countries have pavilions which aim to show their cultural approaches to farming and food production. So what can we learn from Expo? And what do the people in their pavilions have to say about world hunger? Israel's pavilion was an impressive construction, with a 70-meter-long wall covered in crops. Despite having very little water, Israel manages its resources so well that it can even produce its own wine. We spoke to Menachem Gantz, spokesman for the Israeli pavilion. Come si fa a fare il vino nel deserto? Devi venire nel deserto a vederlo. Esattamente come si fa qualsiasi altra cosa in deserto. Come si mette i pomodorini, come si mette qualsiasi altra coltivazione che noi facciamo in deserto. Come si fa il vino? Con l'uva, quindi c'è bisogno dell'uva, no? Una volta che ce l'hai l'uva, anche se nel deserto riesci anche a fare il vino, ok? Se voi pensate che quello che gli israeliani mangiano, 60% di quello che loro mangiano viene dal deserto, ok? Quindi dal deserto si può portare tutto. The Malaysian pavilion was an interesting construction of curved wooden beams that housed a lot of tropical plants. We were interested to know what a water-rich country like Malaysia could do to help on a global scale and whether its diet could be changed. In what way could we distribute the water equally around the world? To distribute water equally around the world, it's a very big task. I don't think it's feasible. I don't think it's possible in for a single person or for a government or for an organization to do it. It's more of talking about a clean water supply, because each country has water, and in the world population we have water, but how do we ensure clean and quality water supply and reaches every single individual? So it's very much dependent on the kind of action that is taken by every single country in order to ensure that whatever water that reaches the population, whatever water reaches the individual, is clean and safe for consumption. So yeah, it's not possible to distribute equally fairly to water to all the countries in the world. It's not possible. Of course, children are also in danger of hunger around the world. But luckily, there are people working to make things better for them. Che cosa contate di risolvere con i vostri progetti? Save the Children è un'organizzazione che opera dal 1919 e attraverso i suoi progetti ha l'obiettivo di garantire ai bambini in tutto il mondo la possibilità di ricevere cure mediche, assistenza e soprattutto il diritto all'istruzione, quindi dare le più opportunità possibili a tutti i bimbi che ne hanno bisogno per avere un futuro migliore. In che modo Expo sta nutrendo il pianeta? Expo sta contribuendo a alimentare il pianeta, soprattutto portando a conoscenza tanti aspetti della nutrizione, facendo in modo che tante persone possano conoscere vari modi per impiegare le risorse alimentari nel corretto modo e magari aiutandole a conoscere anche i modi per riciclare nel modo migliore le risorse che di solito scartiamo, per migliorare anche la situazione del nostro pianeta. The French Pavilion spoke of the importance of sustainability. We spoke to their deputy head of communications, Marianne Labin. Secondo lei, l'Expo è sostenibile? Sì, in un certo modo sì, perché come potete vedere ci sono tanti padiglioni che sono fatti per essere smontabile e poi rimontabile. È il caso per la Francia. Questo padiglione sarà smontabile e poi rimontabile in Francia per un altro uso. E tutto per mostrare che possiamo fare qualcosa durante 6 mesi su Expo, però ci sarà anche un'altra vita per tanti padiglioni.
sostenibilità, cosa significa? Ah, allora la sostenibilità per noi vuol dire tante cose, non è solo l'ecologia, è anche prendere conto di veramente tutto lo sistema in una maniera economica, anche sull'ecologia e anche sui problemi sociali delle persone. Questo vuol dire durabilità per noi, sostenibilità. By the time it closes, Milan Expo expects to have hosted around 20 million visitors and hopes to change the way people around the world look at food. Ha mai mangiato un insetto prima? No, mai, mai. Li mangerebbe in futuro? No, in realtà non mi ispirano molto. Sa che un domani probabilmente si mangeranno degli insetti. Lei li accetterebbe nella sua dieta quotidiana? Beh, se mi piacessero magari sì, però dovrei provarli prima. Però magari sì, dai, sono buoni, contengono molte proteine, fanno bene, no? Sì, boh, mai dire mai, non lo so. The Expo is undeniably an impressive gathering of lots of positive ideas. But some people have questioned whether these ideas will last beyond the Expo itself. This remained to be seen, but the lives of many people around the world could depend on it.